Cristiana Di Santo, presidente dell'Associazione Nazionale di Salvamento. Parliamo di questa 14ª edizione Befana viene dal mare. Ecco, una bella iniziativa che ormai fa parte delle vostre tradizioni. Sì, è un evento che ormai non può mancare, non è mancato nemmeno oggi, visto anche le avverse condizioni del tempo. C'è stata una grande presenza fattiva di persone, perché ormai è una consuetudine questa, è una consuetudine questo evento qui al Marino di Pescara. Abbiamo consegnato circa 1000 doni. Tra la gioia di tutti i bambini presenti e anche la commozione e anche di tutte le persone presenti, dei genitori, perché non si aspettavano che l'arrivo di questa Befana a bordo di questo gozzo veramente particolare, con la vela issata e tanti doni a bordo. Eccola qui che si avvicina a Cristiano e carica di doni. Pensate a tutti quanti voi, che non è stato facile. Presidente Daniele Becci, una festa ben riuscita malgrado l'inclemenza del tempo. La Befana viene dal mare al porto turistico Marina di Pescara. Sì, la Befana che viene dal mare ormai è una manifestazione che ha un target assolutamente vincente. La città apprezza molto questa manifestazione e, nonostante il tempo inclemente, credo che il numero delle persone che sono venute qui dimostrino da solo la validità di questa bellissima iniziativa. 14ª edizione di una rassegna che ormai è entrata nei cuori della gente. Sì, i pescaresi amano questa Befana, una Befana che arriva dal mare, l'elemento caratteristico della nostra città. La nostra città vive in piena e totale sintonia con il mare d'estate e d'inverno, per cui una Befana marinara credo che sia la Befana giusta per la nostra città. Anche perché è una città cresciuta anche con gli esperimenti del mitico intramontabile Eriberto, che per certi versi rivive con questa iniziativa. Assolutamente, come non ricordare un personaggio mitico come è stato Eriberto Maestro Mattei. Eriberto amava molto Pescara, viveva molto la sua città, e mi lasci dire che Riccardo in questa tradizione lo sta ben sostituendo. È stato un evento anche quest'anno riuscitissimo. Ormai siamo contenti di aver portato a Pescara, ai cittadini di Pescara, questa straordinaria manifestazione, assieme soprattutto a tutti i bagnini presenti qui, oltre 120 bagnini presenti, non solo, anche i cani di salvataggio, ma soprattutto anche il nostro padrino, diciamo, che è la Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Pescara, la squadra nautica e anche l'organizzazione, che dobbiamo anche ringraziare effettivamente, che è il porto e Marina di Pescara. Insomma, un successo di squadra, anche se questa non è l'unica iniziativa che portate avanti nell'arco dell'anno.
Assolutamente no, noi portiamo avanti molte altre iniziative, tra le più, la più famosa è quella di Papà ti salvo io, che insegniamo ai bambini quelle che sono le regole per un bagno sicuro all'insegna del divertimento. E proprio in quell'occasione i bambini apprendono e si divertono appieno nell'imparare poi quelle che sono le regole fondamentali per un bagno sicuro. Tanta allegria, tanto entusiasmo, però non solo tra i piccoli, soprattutto tra i genitori. Vedevo persone di una certa età che si divertivano davvero a mille. Sì, c'è necessità di questi momenti di serenità. È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, sappiamo che il momento è difficile, sappiamo che stiamo vivendo momenti molto particolari, per cui oggi in una giornata così, così diciamo diversa, bagnata, ma è una giornata che, dove le famiglie vivono un momento ecco, di serenità che è quella che ultimamente un po' manca a tutti. E poi, Presidente, la location è quella ideale per svolgere una manifestazione simile. Il Marina di Pescara, voi state facendo l'impossibile per valorizzare la struttura che merita davvero la massima attenzione. Sì, sia io con la mia giunta sin dal 2009, quando ci siamo insediati, stiamo molto investendo su questo porto turistico. Vorrei ricordare una manifestazione come Statica che ha lasciato il segno nella città, ormai è diventato un appuntamento tradizionale dei pescaresi, viene apprezzata molto dai turisti, abbiamo investito anche su nomi importanti che l'estate vengono qui a fare delle bellissime manifestazioni. Ci sono stati nomi del panorama nazionale molto importanti che si sono esibiti qui al porto turistico. Ecco, noi crediamo che il porto turistico sia una gemma della nostra città, sia un ulteriore completamento di quella necessità che ha la nostra Pescara di avere una vocazione turistica. L'elemento porto turistico è forse uno degli elementi principali, se non il principale, per dar vita a quel turismo, a quell'economia turistica di cui la nostra città ha necessità. Ecco Presidente, cogliamo l'occasione anche per ringraziare, oltre alla Camera di Commercio, il Porto Turistico Marina di Pescara, il SIB, Sindacato Italiano Balneatori, e coloro che hanno contribuito alla fattiva riuscita di un evento che testimonia quando si uniscono le forze i risultati si ottengono. Beh, assolutamente, vorrei ricordare che il Marina SRL, la società che gestisce il Porto Turistico, è una società della Camera di Commercio di Pescara che agisce su input precisi, su programmi precisi della Camera di Commercio, e io mi lasci dire, voglio fare un encomio pubblico a Riccardo Padovano, all'amministratore delegato Bruno Santori, che in questi ultimi mesi si stanno dando parecchio da fare perché questo porto turistico superi questo momento difficile, e credo che ci riusciranno. Poi come non ringraziare la Capitaneria del Porto, con cui collaboriamo costantemente tutto l'anno, il sindacato balneatori rappresentato da quel grande personaggio che è Riccardo Padovano, appunto, e che è la vera anima di questa manifestazione. In conclusione, da Presidente della Camera di Commercio, è appena iniziato il nuovo anno, il 2014, che cosa si sente di augurare a tutti coloro che sono alla visione e all'ascolto? Intanto diciamo subito ai bambini, che sono i veri protagonisti della giornata di oggi, gli auguriamo un futuro meraviglioso. Alle famiglie pescaresi di avere più serenità, di avere una maggiore serenità, e alle aziende che io rappresento di avere un 2014 con meno preoccupazioni, un 2014 più normale, più a misura d'uomo, perché quello che ci ha lasciato è stato un anno veramente bruttissimo. Un ringraziamento va al presidente Cristian Di Santo, del presidente della Salvamento di Pescara, alla Camera di Commercio che ci ha sostenuto anche quest'anno per questa grande manifestazione, e anche a voi tutti. Grazie di tutto. Ultimi regali per la Befana, com'è andata? Bene, bene, bene. Befana, ma hai sentito freddo in mare? Tantissimo, vengo da lontano, mare in burrasca, però sono venuto qua a dare tutti i doni ai bambini, che il 2014 sarà meglio del 2013. Quest'anno tanti dolci,
Salvatore Ciminelli della Guardia Costiera di Pescara, in tutta franchezza, in tutta sincerità, si è divertito quest'oggi al Marina di Pescara per la 14ª edizione della Befana Vien dal Mare? Sì, è veramente stata una giornata stupenda, peccato insomma che il tempo non sia stato clemente, però veramente una manifestazione che effettivamente è la prima volta che la vedo, perché io oramai sono qui da un anno e mezzo. Però è veramente una manifestazione che mi propongo di rivedere anche negli anni a venire, perché realmente merita. Alle nostre spalle la Befana che da un'ora sta consegnando i regali ai più piccini. Bimbi entusiasti malgrado la pioggia, noi realizziamo questa intervista davvero sotto la pioggia, c'è ancora tanto entusiasmo. Sì, e soprattutto c'è ancora tanta gente in fila, quindi vuol dire che la gente veramente crede in questa giornata, crede nella Befana e si vuol divertire insomma, oltre che raccogliere insomma i regalini della Befana che sono sempre piacevoli per i più piccini. Ecco, un saluto ma soprattutto un applauso agli organizzatori, perché malgrado tutto hanno realizzato una manifestazione che sarà ricordata nel tempo. Eh sì, infatti, realmente ci hanno messo veramente del loro, una grande volontà, una grande voglia, e soprattutto perché ora non è che finisce qui, c'è anche il discorso che adesso bisogna sistemare, rassettare, e quindi ci vuole altro impegno insomma per terminare questa giornata. Ad accompagnare la Befana quest'oggi ci ha pensato il comandante Costantino Padovano. Intanto chiediamo subito come si è comportata la Befana, era emozionata? La Befana è emozionatissima, difatti l'abbiamo tutta questa notte, gli abbiamo dovuto fare i regali, ci abbiamo dovuto parlare, lei si era indispettita, perché non mi viene a prendere nessuno? Ma per cortesia Befana, c'è anche Babbo Natale, ma insomma, no, non ci sono i bambini, mi hanno detto che piove, non ci voglio venire. Al che fortunatamente dopo l'intervento del comandante lo zio Rolando Pennese è riuscita finalmente a dedicarsi e venire qui a bordo, non voleva venire a bordo, è stata su tutte le montagne del Gran Sasso, d'Italia, di tutte le parti che possono avere, perché dice che il mare lei non la sopporta, che ci aveva paura. Noi abbiamo pregato, ripeto, col comandante il signor Pennese Rolando, con il quale ha fatto venire il mare buono, la Befana ha visto il mare buono, ha visto tutta questa gente, bellissimi bambini, e dopodiché ha detto sì adesso posso scendere e posso consegnare tanti regali che ho per i bambini. Ecco, tanti bimbi mi chiedevano come si chiamava, come si chiama la Befana, chi era? La Befana... Si può dire? Beh, la nonna... Caterina. La nonna Letizia ha portato a bordo la Befana. La Befana è la nostra Sassò Sea Queen, che rappresenta la regina del mare, che rappresenta tutte le nostre Sassò che sono ancora presenti dal nostro territorio. Benissimo Costantino, parliamo di questa bella manifestazione. Purtroppo il tempo rischiava di guastarla, perché la pioggia è incessante e non ha reso possibile l'arrivo di tante altre persone che avevano in progetto qui l'appuntamento con il Marina di Pescara, però è andata tutto bene. Ecco, la nostra parentesi è questa, che fortunatamente per quanto le differenze temporali, noi riusciamo sempre a metterci il cuore, a metterci l'anima e a pensare sempre al futuro. Il futuro sono i nostri bambini, il futuro sono questa solidarietà, il futuro è l'impegno e la volontà che noi vogliamo dimostrare sempre, senza grandi manifestazioni, soltanto con il cuore. Questa è la cosa più importante. Rolando Pennese, un volto noto del piccolo schermo, poliedrico personaggio della città di Pescara, ha visto crescere questa rassegna, perché? Sì, questa rassegna è cresciuta in quanto io sono stato la Befana della prima, della seconda e della terza edizione di 15 anni fa, quando ci siamo inventati la Befana che viene dal mare. Naturalmente siamo stati successori di Eriberto, perché è Eriberto che faceva la Befana del mare, e ci siamo inventati questa cosa, la cosa è proseguita sempre con più gente. Con più gente, con molta, molta notorietà, e vedo che la cosa riesce ogni anno, e ogni anno è più bella, più organizzata, e noi ci fa piacere dare il sorriso ai bambini. Per quanto ancora di più, ecco, aggiungevo, per quanto la pioggia non molliamo mai, perché è bella. Se ci fosse stato il sole sarebbe stato bellissimo, ma comunque la Befana è sempre nel nostro cuore. Insomma, Befana bagnata, Befana fortunata. La Befana viene dal mare, ragazzi, viva il mare e viva la solidarietà che vogliamo sempre offrire a questi bambini. Riccardo Padovano del SIB, Sindacato Italiano Balneatori, tracciamo un bilancio di questa 14ª edizione di una rassegna che cresce nel tempo, non è così?
Certo, cresce perché c'è l'entusiasmo, perché ci sta una passione di fare questa, di continuare questo, la Befana che viene dal mare, e tutti insieme abbiamo collaborato a far sì che questo possa avere ogni anno un successo ulteriore. Ci rammarichiamo un po' per il tempo, ma purtroppo abbiamo fatto tutto, i regalini, quello che serviva, ma il tempo non ci ha aiutato, però abbiamo visto che tanti ragazzi e tanti bambini erano presenti, e ringrazio in particolare i bagnini della Salvamento, della cooperativa, le forze dell'ordine, la cabina di porto, la Polizia di Stato, il Marina di Pescara, la Camera di Commercio. I ringraziamenti vanno a tutti quegli uomini di buona volontà che hanno voluto che continuiamo questa, diciamo, questa esibizione che nel tempo, prima di me, è stato il nostro compianto amico Eriberto. Questo vuole dimostrare che noi balneari non siamo soltanto degli imprenditori, ma a volte ci dedichiamo a fare queste iniziative. Sappiamo che tanti bambini oggi non potevano essere presenti, ma ci aspettiamo che nel prossimo futuro avremo più presenze, e ringraziamo di nuovo quei genitori che questa mattina hanno dovuto far vivere un sorriso ai bambini e un sogno, che la Befana che viene dal mare è venuta anche con il mare agitato. Quindi un anno che nasce e inizia sotto i migliori auspici. Questo è fondamentale, anche perché dobbiamo guardare in avanti. Adesso noi ci godiamo l'anno 2014, stiamo già predisponendo per il 2014 nuove iniziative di intrattenimento, e quindi la Befana che viene dal mare è l'inizio della preparazione dell'estate, che possa essere sempre come nel passato e come sarà sempre, nell'allegria, nel divertimento e nella serenità, e in particolare nella sicurezza della vita umana in mare.